partiti. No, non si devono vergognare, perché pure noi abbiamo votato quei partiti. Anche noi abbiamo votato quei partiti. Sì, però a me, se c'è una persona che invece è venuta critica, che è del Partito Democratico, di Forza Italia, della Lega, di SEL, e che vuole vuole venire a fare una domanda, una critica, qualsiasi cosa, sappiate che qui prendete il microfono e parlate come e quanto volete. E la passi questa qua, poi ridatemelo perché bisogna, poi passa, dice, guardate, questo qui è il tesserino parlamentare con il quale si vota, poi fatemelo riavere perché dovremo votare presto per l'arresto di Genovese, uno del PD, e ci terrei moltissimo. Quel tesserino serve per votare, si infila in una fessuretta e si vota. In un anno in Parlamento non abbiamo ricevuto né da giornalisti, e francamente neanche su Facebook, una critica su un voto che abbiamo fatto in Parlamento. Mai nessuno che ci ha detto qui avete sbagliato a votare a favore, qui avete sbagliato ad astenervi o qui avete sbagliato a votare al contrario. Mai. Incredibile. E se ci pensate, un parlamentare della Repubblica è pagato per votare. E quindi dovrebbe essere criticato in base a quello che vota. Non è mai successo e non esiste neanche in TV, fateci caso che si informa in TV o sui giornali, una critica sostanziale su quel che votiamo. Non è mai successo, fateci caso, è incredibile. Riceviamo tre critiche fondamentalmente. La prima: stanno sui tetti. Quando siamo andati su quel tetto, c'ero io, c'era anche la Castelli, abbiamo difeso un articolo 138, ma non è che abbiamo difeso quell'articolo in sé, quell'articolo è il grimaldello che serve per cambiare la Costituzione. Già sapevamo che donne come la Santanchè, uomini come Berlusconi, uomini come Franceschini, e Pietro Verdini, Pietro Renzi, volessero cambiare la Costituzione seguendo esattamente quello che si chiama piano di rinascita democratica, che era un piano tirato fuori negli anni 80 da Ottavio Ciucci, che fu lasciato scappare, o forse scappò, lasciò scappare come un pivello l'allora ministro dell'interno di Giorgio Napolitano. E scappò tranquillamente dopo il crack del Banco Rosa. Questo piano di rinascita è in sostanza quello che stanno provando a fare tale quale in questo momento, tale quale. Allora, immaginiamoci tre prodotti alimentari, le Digorson, la Nutella e le bombole. Per carità, questi tre prodotti possono piacere, proviamo a metterli insieme, Vigor, Salutella e Bombole. Probabilmente non uscirete fuori un bel piatto, troverete magari all'ospedale. Dobbiamo capire che le riforme costituzionali come i diritti umani vanno viste nel loro insieme. È molto importante che ci abituiamo a ragionare nel loro insieme. Noi non critichiamo di fatto il monocameralismo, cioè l'unica camera, anche se questa della velocità delle leggi è una balla. Oggi si vuole assecondare l'idea che occorra eliminare per forza il Senato perché il processo legislativo è lento. Non è vero. La riforma Fornero tra Camera e Senato è passata in 17 giorni e il lodo Alfano tra Camera e Senato è passato in 19 giorni. L'altra ragione per la quale occorre abolire il Senato sono i costi del Senato. Non è vero che il Senato costa 1 miliardo di euro all'anno, non è vero. Oggi come oggi, un paese che non ha una legge sul conflitto di interessi e una legge anticorruzione, e come sapete sono due cose molto collegate, un paese che ha appena approvato una legge elettorale che a mio modo di vedere non passerà mai, perché quando vinceremo le europee, e guardate che le vinciamo, si renderanno conto che l'Italia passerà al Senato, poi vedremo se sbaglierà. Ma una legge elettorale che premia un partito che potrebbe prendere anche il 15% e con 4-5 liste satellite, che nessuna delle quali supera la fatidica soglia di sbarramento del 4-5%, per cui non metterebbe nessun deputato
all'interno della Camera, questo 15%, il partito 15 andrebbe al ballottaggio, e qualora vincesse un ballottaggio prenderebbe il 52% dei seggi. C'è un partito che prende in Italia il 15%, considerando anche l'astensionismo, diciamo, ha il 12% della partecipazione dei voti, prenderebbe il 52% dei seggi. In un paese in assenza di una legge sul conflitto di interessi, quindi che premia ancora imprenditori che detengono il monopolio radio-televisivo, e un paese che non ha una legge anticorruzione, come sapete la corruzione ci costa 60 miliardi di euro all'anno. Pensate a un paese del genere, con queste leggi elettorali, con questi bonus legislativi, con un'unica Camera, la deriva autoritaria e il pericolo di una dittatura di fatto che si potrebbe creare se passassero queste riforme. Dobbiamo imparare a ragionare in maniera globale, capire le tematiche, metterle assieme, ricostruire i pezzi e valutare una riforma costituzionale nella sua globalità. Il Movimento 5 Stelle, al di là del fatto che noi facciamo tutto in rete, perché una riforma costituzionale chiaramente determina il futuro di un paese, per cui è opportuno che tutti i cittadini, dopo essersi informati, possano prendere una decisione, che oggi si può fare in rete, si può fare. Comunque, per esempio, proponiamo il dimezzamento del numero dei parlamentari e il dimezzamento dell'indennità. Credetemi, dal punto di vista dei costi, sì, risparmierebbe, ma molto di più. E soprattutto il concetto di governabilità che ci vogliono far credere che sia indissolubilmente legato all'esistenza di una maggioranza all'interno del Parlamento. Non è così. La governabilità tu lo tieni se metti all'interno del Parlamento dei parlamentari liberi, che non abbiano le spalle mafie, massonerie, gruppi industriali, lobby vari, e non abbiano ricevuto degli enormi finanziamenti economici da parte industriali. Versailles, se voi considero una brava persona, per amor di Dio, sarà una brava persona, io poi condivido anche ultimamente delle dichiarazioni che fa sull'Italicum, su queste riforme costituzionali, però Bersani ha preso 98.000 euro di finanziamento per la sua campagna elettorale da Riva, quell'ingegnere del Tulva, il quale contemporaneamente in quella campagna elettorale ha finanziato con 240.000 euro per lo scuolo. Pensate come si comportano i grandi imprenditori che detengono magari il monopolio dell'acciaio, finanziano centrodestra, finanziano centrosinistra, chi vince vince, se tu vai al potere ti devi ricordare del favore che qualcuno ti ha fatto. Questa è la Repubblica Italiana, una Repubblica fondata sul ricatto, non sul lavoro. Io, che sono stato uno tra l'altro dei più spendaccioni a Roma, per la mia campagna elettorale ho speso 144 euro. Bravo! Questo significa che possiamo sbagliare, anche se attendiamo ancora una critica sostanziale su un voto, e chiedetelo ai detrattori, ma ci dite qualcosa che non vi è piaciuto che il Movimento 5 Stelle ha votato in aula? Guardate che questa domanda è disarmante, le persone non sanno rispondere. Comunque possiamo anche sbagliare, anche se nessuno ci ha mai criticato, ma se sbagliamo, sbagliamo perché prendiamo la decisione sbagliata in gruppo, con la rete, non perché qualcuno ci impone un emendamento, perché mia zia, che mi ha dato 50 euro di quei 144 con i quali ho finanziato la mia campagna elettorale, non mi ha mai chiesto nessun emendamento in cambio, non mi ha mai detto che ho dato 50 euro, fammi passare questo emendamento che serve a me. Capite perché insistiamo molto su questa battaglia? Dite sempre no. È venuta una giornalista a Malagrotta, dopo che avevamo parlato di MES, di fiscal compact, di sovranità alimentare, che è un concetto che supera il concetto di sicurezza alimentare, che è vecchio e obsoleto. La sovranità alimentare significa produrre il nostro cibo, essere autosufficienti, e si può fare in Italia, questa è l'Italia presa dell'agricoltura del sud. Parlavamo di tematiche, di leggi anticorruzione, di dazi, sì. Dazi, anche se siamo in libero mercato, per le arance che vengono dal Marocco, quando le arance a Paternò in Sicilia, le più buone del mondo, marciscono sugli altri. Sì, parlavamo di queste cose, quando si avvicinano alle giornalisti, e mi dice, dopo un'ora di tematiche, quando dice, non parlo di grillini, non parlo di te. E mi fa, ma voi dite sempre no? Anche io ho risposto, no. Se si tratta di queste riforme piduiste, se si tratta di mafia, se si tratta di guerra in Afghanistan che ci costa 2,6 milioni di euro al giorno, di F-35,
Se si tratta di quella guerra in Iraq, oggi sono uscite grazie alle Iene anche delle testimonianze molto gravi su delle torture che sono state fatte a Nasserine. Se si tratta di abbassare le tasse ai potenti e di alzarle ai poveri cristi. Se si tratta di mettere in galera delle persone per 4 dosi di hashish e mai un bolletto bianco che finisce in galera. Se si tratta di salvare la Brambilla, che va e affitta, e con elicotteri di Stato fa delle tratte per gli affari suoi, tratte che ci costano 7.000 euro l'una. Se si tratta di salvare le slot machine, che sono coloro che finanziano quella famosa fondazione che si chiama Petron e che finanzia contemporaneamente Letta e Alfano, quello della nuova truffa a destra. Se si tratta di fare questo, sì, diciamo orgogliosamente no. Se si tratta di abolire l'Ira, di tagliarci gli stipendi, di obbligare, come dicevo prima Laura, le aziende che hanno ricevuto quattrini pubblici e delocalizzano a restituirli, se si tratta di un reddito di cittadinanza, se si tratta di mandare in galera i delinquenti, se si tratta di lottare sul serio contro la mafia, non a parole, non mostrando, come ha fatto il Presidente della Repubblica, la maglietta Capaci, ricordando la strage di Falcone, di ricordare, ma poi non si va a testimoniare la trattativa stata mafia. La terza critica è: ma voi non vi alleate? Sì, siamo intransigenti, io vi consiglio di essere molto intransigenti rispetto al potere e anche rispetto a noi. Noi siamo cittadini, a me adesso tutta sta cosa, queste persone, le foto, non perché sono andato una volta da Vignardi, sono cose strane. Io sono cittadino normale, non so più cosa fare, facciamoci un selfie. Ma che produzze? Io non me lo faccio un selfie, è da bimbi minchia il selfie. Siamo entrati l'anno scorso, non avevamo mai parlato in aula. Immaginate la prima volta che abbiamo alzato su quel microfono che ha spaccato la Castella, la prima volta sopra, e ti batte il cuore, stai parlando in quella sala, in cui in quell'aula in cui è stata votata la Costituzione, ti senti sotto a questi mostri sacri. Poi capisci che il migliore di loro è peggio del peggiore di noi, lo capisci? Non perché siano tutti delinquenti, ma perché fanno tutti parte di questo sistema marcio. Allora, con il sistema marcio tu non ci puoi minimamente scendere a compromessi, sarebbe un errore grave. Quindi non dobbiamo essere intransigenti con il potere e anche con noi. Se facciamo delle stronzate, magari le faremo, ci dovrebbe prendere a calci, per verità dobbiamo essere politica corretta, perché capiterà anche un caso di corruzione nel Movimento 5 Stelle, è evidente che capiterà. Non veniamo da Marte, veniamo da quest'Italia dove ci hanno insegnato che essere furbi è più importante che essere bravi. Ma qualora capitasse un caso di corruzione del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle è il responsabile, li caccia in 24 ore. E questa è l'enorme differenza tra noi e il Parlamento. Ora sappiamo tutto, io credo che nulla di quello che abbiamo raccontato oggi voi in realtà non lo sapevate. Sappiamo tutto, questa piazza è molto informata, conosciamo la trattativa Stato Mafia, conosciamo il passato, il presente, torbido del presidente Napolitano, sappiamo perfettamente che Dell'Utri è un mafioso e chi è amico di un mafioso non deve quello. Sappiamo perfettamente queste cose, basta aprire un giornale, oggi Il Fatto online, il condannato in Friuli Venezia Giulia per danno erariale, cioè significa che hanno venduto dei palazzi nostri che appartengono al popolo italiano e li hanno svenduti. Più o meno quello che vuole fare oggi Renzi con gli asset, svenderli, anche Poste Italiane, che è un asset che fa utili, svenderli, perché se tu devi rimediare 4 soldi prima degli europei solamente per prendere qualche po' di più, non vendi, svendi un patrimonio nostro. Genovese, abbiamo richiesto l'arresto, Genovese è un pezzo grosso del PD, il più votato nelle primarie del PD, che è quello che gestisce anche Caronte, quella linea di trasporto tra Reggio Calabria e Messina, il quale si è rubato, sembra, tanti soldi europei, vedete quanto è importante arrivare in Europa, che servivano alla formazione dei giovani siciliani. Sappiamo tutte queste cose, conosciamo Berlusconi, conosciamo il passato di Bersani, conosciamo la Lema, conosciamo Letta, conosciamo lo zio, il nipote, siamo informati,
siamo le tue amanti, andiamo oltre, conosciamo queste cose, ma sappiamo anche che oggi per la prima volta c'è un movimento che ha portato all'interno delle istituzioni dei cittadini che erano inesperti e che oggi, se li invitano in televisione, fanno dei figuroni. E oggi gli anziani non vogliono andare, non vogliono fare i duelli con noi, perché abbiamo i contenuti e abbiamo anche imparato a infondere, perché sono un anno che facciamo agora tutti i fine settimana e francamente rinunciamo anche a delle relazioni umane, ma perché ci crediamo fermamente, per stare costantemente in mezzo alla gente. Oggi succede questo. Per cui quel tesserino da parlamentare, cioè da vostro dipendente in Parlamento che ha girato, vi prego fatemelo riavere, vi prego, sta lì, sì. Immaginate che tra non molto, tra no, no anche a Napoli lo faccio, generalmente me lo ridanno con qualcosa di frigo, lo friggono generalmente, lo impastellano e lo friggono nell'olio caldo. No, perché a Napoli friggono qualsiasi cosa, pure le posate, siamo acquistati quando non ci fermate tu, allucinante, friggono tutto, tutto. Ecco, in quel tesserino oggi c'è la faccia mia, c'è la faccia di Ivan, c'è la faccia della Laura, di Aeropola, domani ci sarà la faccia di qualcuno di voi, soprattutto dei giovani. Immaginate questo, noi l'abbiamo immaginato, eravamo in quattro a pensarlo in qualche bar a Roma, in un quartiere, ci prendevano in giro e nel giro di pochi anni siamo entrati in Parlamento. Siamo una rivoluzione che viene studiata in tutto il mondo. Ecco, immaginate che prima o poi i futuri sottosegretari, ministri, presidente della Repubblica, presidente del Consiglio, parlamentari, consiglieri regionali, consiglieri provinciali, non che ne vogliamo, consiglieri comunali, sarete voi che state oggi qua. E questa vita è incredibile, cioè, queste oggi siamo noi che stiamo aprendo una breccia, qualcuno è famoso perché si è andato in televisione a Bignabri, ma questa è roba che conta poco, contano le idee. Anche perché veramente noi siamo disposti a qualsiasi conseguenza con di portare e di vincere, di distruggere un malaffare. Qualsiasi, quando dico qualsiasi, dico che siamo disposti a qualsiasi conseguenza. Oggi ci stiamo noi e domani ci sta qualcun altro. E questa è la meravigliosa rivoluzione del Movimento 5 Stelle. Delle idee che vanno avanti oggi. I risultati che abbiamo ottenuto sono tanti. Considerate che anche se la magistratura inizia ad arrestare delle persone, a fare delle indagini, o dei giornalisti liberi, e ce ne sono pochi ma ce ne sono, fanno delle inchieste molto scomode, è perché si sentono tutelati oggi dalla presenza di una forza all'interno del Parlamento che li farà sempre da sponda. Questo è già un risultato incredibile. Davide Bono era solo in Piemonte, ma noi siamo tanti in Parlamento. E quindi tanti giornalisti e magistrati sanno, ma lottiamo contro questo potere immenso, sì, tanto comunque il Movimento 5 Stelle ci sosterrà. Oltre a questi risultati ne abbiamo ottenuto tanti, prima ve li ricordava Laura, abbiamo cancellato contratti a Comunione e Liberazione televisivi, grazie a Roberto Fico. Abbiamo cacciato a calci del Verdano Berlusconi dal Senato, siamo stati noi grazie al voto palese. Se ci fosse stato il voto segreto, Berlusconi non l'ha sempre fatto e si sarebbe comprato qualcuno del Partito Democratico. L'ha sempre fatto e l'avrebbe fatto anche in questa occasione, sempre. Tutti questi risultati, ahimè, me ne duole, io ho fatto anche il catechista in vita mia, li abbiamo ottenuti non con il dialogo, mi dispiace, ma quando uno è solo, è solo. L'abbiamo ottenuto utilizzando l'arma del ricatto. O passa questa norma per cancellare gli affitti d'oro, o passate il capodanno in aula e comprate cotechini nelle ticche. O passa questa norma per compensare le cartelle di Equitalia, oppure noi occupiamo le commissioni, o vi facciamo stare in aula una settimana, e qualcuno di loro, non tutti, sono anche anziani, per cui non resistono. La stessa cosa andremo a fare in Europa, o passano questi punti o ce l'andiamo via. E l'arma dell'uscita dall'euro, di quel referendum, bellissimo, perché un referendum non è solamente uno strumento decisionale o di indirizzo in questo caso, uno strumento che crea dibattito, che permette a tutti i cittadini di interessarsi e approfondire una tematica. Oggi qua dentro sappiamo che cos'è un decreto legge, sappiamo che cosa significa abuso della decretazione di urgenza, ma quando mai sapevamo queste cose? Conosciamo degli articoli della Costituzione, conosciamo la differenza tra un emendamento e un ordine del giorno, conosciamo la differenza, no,
non c'è differenza tra il PD e Forza Italia. Conosciamo queste cose. Prima non le sapevamo. Questo faremo in Europa e lo faremo tutti quanti assieme. E si fa. Ieri è mancato il numero legale in aula. Il PD di legale non ha nemmeno il numero in aula. È sul decreto Salva Roma, tra l'altro un decreto che inserisce anche delle norme contro la Corte dei Conti, che è la magistratura contabile che sta fregando molto il potere politico, la magistratura contabile che ha anche condannato in primo grado Renzi per danno erariale. Noi ieri pomeriggio abbiamo visto, come sempre il giovedì, che c'era la presenza dei trolley di fronte alla guardaroba. Quando ci sono i trolley, Brunetta, Bersani, Franceschini, Santanchè, sappiamo che sono pronti per andarsene in qualche spa. È lì che pensiamo di fare l'ostruzionismo. Non lo potevamo fare ieri perché era già scaduti i tempi e avevano messo la fiducia. Però abbiamo visto tutti questi trolli. Verso le 8:15, mezz'ora prima di votare, qualcuno va a vedere lì di fronte a guardaroba e non c'erano più i trolli. Dove stanno i trolli? La domanda era, pensate che domande ci si fa in Parlamento, dove sono finiti i trolli? Se ne erano andati in tanti, convinti che tanto la maggioranza ce l'avrebbe voluta, coloro che noi paghiamo per stare lì a lavorare. In quel caso però abbiamo deciso, ci siamo messi d'accordo con WhatsApp e siamo usciti tutti dall'aula e ci siamo messi dietro. E nonostante il delegato d'aula Rosato abbia chiamato a raccolta Forza Italia e SEL, ovvero governo, perché Forza Italia e SEL sono stampelle del Partito Democratico, sono palle quelle che sono l'opposizione, tant'è vero sono rimasti in aula. E nonostante la Boldrini abbia fatto durare la votazione 13-14 minuti, cioè sai le scuse tipo senza i cacciatori che per perdere tempo fanno finta di farsi male, quelli del PD facevano finta di non votare, mi si è fatta male la mano, c'è un medico, qualcosa, 12 minuti è durata la votazione. Alla fine noi da dietro, chiudi, ha chiuso e mancavano due voti. Quindi non c'è stato il voto per il numero legale e poi il decreto è passato un'ora e mezza dopo. È passato uguale, ma per noi è stata una grande vittoria, uno perché li abbiamo smascherati e oggi in Italia smascherare una bugia, una menzogna è un'immensa vittoria, e due perché abbiamo appunto dimostrato che SEL, Forza Italia, Fratelli d'Italia, che oggi si scontreranno e si scontreranno qui in Piemonte dicendosi pesta e corna uno nei confronti dell'altra, diranno qualsiasi cosa, ma sono la stessa cosa, non soltanto il PD è uguale al PDL, ma se è uguale alla Lega, credetemi, se è la stessa cosa della Lega, difendono esclusivamente un potere precostituito, si spartiscono il potere. E questo è il concetto. Questo è successo ieri. Siamo usciti dall'aula alla fine, dato loro dovevano rimanere fino alle 10, alle 11 a votare, gli abbiamo urlato quando uscite spegnete la luce. Io ci credo tantissimo, tantissimo. Sono convinto che se riusciamo a prendere un voto più del PD alle prossime elezioni europee, e ce la possiamo fare, dipende da tutti, possiamo aprire una crisi di governo. E se si apre una crisi di governo dopo una vittoria 5 Stelle europee e si va al voto con la legge uscita fuori dalla consulta, non con l'italico, ci sono ottime possibilità di vincere le elezioni e che il Presidente della Repubblica, in quel caso non sarà Napolitano, ci affiderà l'Italia. Avere a che fare con la disinformazione, con quell'arroganza dell'ignoranza, persone che gli dici ma mi dici una cosa che non ti piace del 5 Stelle, Grillo urla. E se ci fate caso, ora ho nominato Grillo e stasera è la prima volta che si nomina Grillo, la prima volta, un grande, ma già si capisce che il movimento cammina con le proprie gambe, già si sta vedendo. Questo lo diciamo anche in faccia a coloro che dicono che siamo comandati Grillo e Casaleggio, io ogni tanto mi alzo in aula e dico magari quelli di Scelta Civica mi sto sistemando il chip di Casaleggio, e quelli di Scelta Civica non ci credono, iniziano a twittare, lo vedete, ci hanno il microchip di Casaleggio, Scelta Civica la chiamiamo perché ormai sono spariti. Ecco, dobbiamo parlare con le persone, investire tempo, spiegargli bene le cose, portargli le idee, parlargli esclusivamente non male degli altri. Già sappiamo che la partitocrazia è una merda, già lo sappiamo. Oggi è opportuno parlare di quello che è 5 Stelle, cittadini tra cittadini, tesserini elettorali che passano, che vanno, che tornano.
sconosciuti che vanno in Parlamento e fanno dei figuroni perché hanno imparato. Questo è il Movimento 5 Stelle. Parliamogli, abbiamo pazienza, perché anche noi un tempo votavamo questi partiti. Io ho votato il Partito Democratico, scusate. Ma qualcuno di voi avrà votato Forza Italia, la Lega, se è evidente che sarà successo. Parliamoci, perché i disinformati, i disillusi, gli assuefatti non sono dei partiti, sono del Movimento 5 Stelle, ma ancora non lo sanno. Grazie a tutti.